E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi, benvenuti e vediamo cosa bolle in pentola. Ragazzi, ragazzi carissimi, siamo qui in anteprima assoluta per presentare Overcooked, ragazzi, un gioco veramente particolarissimo, bellissimo. Ringrazio tantissimo per la key che mi hanno dato prima dell'uscita di Steam, perché addirittura oggi è il 2 e domani il 3 dovrebbe uscire su Steam a 12,90 euro questo fantastico gioco. Gli sviluppatori sono la Ghost Town Games e il publisher è la Team 17 Digital. Ragazzi, veramente incredibile. Se non sbaglio dovrebbe uscire tra il 3 e il 4 agosto, comunque questo gioco. Ragazzi, ma è particolarissimo, è buffissimo, è divertentissimo. Bando alle ciance, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. L'unico piccolo rammarico forse è che è molto dedicato ai joypad. Chi ha il joypad se lo godrà al 200%, invece chi ha la tastiera come me avrà un pochino di difficoltà. Ma ragazzi, è bellissima. Una cosa molto importante, voglio dire, la modalità cooperativa è fantastica, perché si tratta di cucinare delle cose in un tempo specifico che vi viene dato, e c'è la possibilità addirittura di giocare in cooperativa fino a 4 giocatori. Non vi dico che risate che si possono creare, che situazioni incredibili. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Oh, ok, ragazzi. Allora, iniziamo subito a vedere. Purtroppo, ecco, come dicevo prima, la tastiera è un po' un casino. Vediamo un attimino come fare. Opzioni, impostazioni grafiche, se possiamo. Che bello questo libro. No, dovremmo stare a posto. Ok, sognante la grafica. Controller, chissà se si può. Niente, la tastiera e poi vari controller dell'Xbox multigiocatore. Niente, io direi di iniziare subito con la campagna. Che bello in italiano, ragazzi. Iniziamo qui con il nostro piccolo cuoco. Allora, chi può essere? Questo qui la facciamo da birichino. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. In un futuro non molto distante. Che miseria! L'apocalisse, ragazzi! L'apocalisse. È una cosa mostruosa, ecco. Questo chi è? Oh, Beh, ma io ci siamo, re cipolla qui. È la fine del mondo. L'avevamo capito. Beh, che te lo dice il re delle cipolle è bellissimo. La bestia si sta avvicinando, dobbiamo fare qualcosa. Solo voi potete salvare il regno delle cipolle dalla distruzione totale. Benissimo, bau. Kevin ha ragione. Dobbiamo lavorare insieme per sfamare la bestia, credo. Avete sentito anche voi? Per adesso abbiamo sentito niente. Poi. Porca miseria, come non detto. Mamma mia, che audio incredibile. Che cos'è, una polpetta a spaghetti con una forchetta e un coltello? Bellissimo, ragazzi. La perenne famelica si è risvegliata. Dobbiamo agire velocemente. Bello, veramente sarcastico, veramente carino. Allora, noi chi siamo? Ah, siamo questo tipo qua. Prendi un ingrediente con il pulsante A. Ok, oddio, che sarebbe il pulsante A? Ok, lo space per me. Ottimo, ora porta la lattuga sui taglieri. Dove sta sto tagliere? Ah, ecco qui forse. Ok. Poi, ecco, proprio così. Ora la lattuga va tagliata, però il pulsante X è a capire qual è. Allora, vediamo un po'. Shift, control. Ok. Allora, premi LB per cambiare lo chef. Oh, mamma mia, LB è bruttissimo. Dire LB, cioè, quale tasto potrebbe essere? A, S, D, F, B, R. Shift, ok. Allora, possiamo usare. Ah, ecco, multitasking. Quindi, mentre quello fa una cosa, noi ho capito. Dai, ho capito più o meno il funzionamento. Allora, dobbiamo metterlo qui. E poi facciamo tagliare, e nel frattempo ritorniamo a questo che deve prendere la che destrezza la tua. Ah, quindi dobbiamo metterla nel piatto. Ok, ritorniamo a quest'altro. Prendiamo il pezzo. È una cosa incredibile. È pronto, dobbiamo insalata. Ma certo, ecco cosa stiamo facendo. Dallo impasto alla bestia. Presto,
prima che sia troppo tardi, che si incavola. Va bene, allora procediamo così. Ecco, proprio così, segui gli ordini in alto dello schermo e sconfiggeremo la bestia. No, sul tagliere, aspetta. Ok, muoviamo, oh mamma mia ragazzi, ma è un casino però così. Mamma mia ragazzi, ok. Mentre questo va lì, questo lo portiamo se, qua è sempre più veloce la cosa, eh. Ah, qui ok, va bene. Allora, riprendiamo di nuovo la lattuga. Allora, facciamo gestire una la lattuga e una il pomodoro. Ma gli ordini sono velocissimi. Non è valido, ragazzi. Cioè, è troppo difficile questa cosa qui. Bella miseria. Ah, questo ok, è pronto. Ok, prendiamo ancora il pomodoro. No, tu intanto che stai facendo? Taglia, disgraziato. Ok, vieni di qui. Mamma mia, un casino, ragazzi. Ok, questo ce la fa finire prima, quindi ok, portiamolo subito di lì. Siamo finiti di nuovo, ecco. Siamo finiti proprio in un ristorante vero e proprio. Corri, corri, corri. Intanto gli ordini salgono in una maniera veramente forsennata, cioè, quindi siamo veramente... Vai, corri, piccolo amico, vai, diamo, dalle in pasta alla bestia, prendi ancora un pomodoro, corri. No, non ci credo. Ma la cosa bella, ragazzi, che poi ci sarà la possibilità di fare multitasking fino a 4 persone. Io non voglio immaginare i casini che si possono creare con Mr. Derrick, Erentir, Indie Gameplay e Cocco. Deve essere una cosa veramente fantastica, ragazzi. Avanti, avanti, corri, corri, presto, dalle belle che... Stiamo resistendo, ma è sempre più veloce il tempo a disposizione. No, aspetta, che stai facendo? Mi sono spaventato, un attimo. Abbi pazienza, un secondo soltanto, presto, presto, vai. No, non è sufficiente, la bestia non può essere soddisfatta. Vabbè, ma come faccio? Presto del portale del tempo. No, sei un fetente però. No, abbiamo perso. Vabbè, io credo che sia stata una specie di tutorial questo qui per introdurci al gioco. Molto molto divertente. È un single player questo, quindi immagino che il vero divertimento sia quello multiplayer, dove ogni personaggio possa essere pilotato dai vostri amici, fino a 4 amici, per dividersi ricette sempre più complesse. Le meccaniche sono interessanti, sono interessanti, e quindi ci sono tante cose da vedere. Adesso mi è chiaro che non eravate pronti a soddisfare la bestia. Le vostre abilità culinarie erano scarse e non avete dimostrato spirito di collaborazione. Ecco perché vi ho riportati all'anno 1993. Indietro nel tempo, re cipolla. Allora dovrete partire per il regno delle cipolle. Va bene. Infatti, dicevo, viaggiate lungo e in largo, affinate le vostre abilità e dominate l'antica arte culinaria. Solo allora sarete pronti a salvare questo mondo dal suo cupo futuro. Siate coraggiosi, amici miei. Ok, buona fortuna. Buona fortuna a te, re cipolla. Che succede? Ah, dobbiamo camminare di qua. Va bene, andiamo. Che bella grafica, che cosa carina e divertente, ragazzi. Vi prego, ditemi cosa ne pensate. Questo è veramente carino come gioco, eh. Allora, vediamo chi siamo. Ah, siamo noi. Muoviamo la mappa multimediale qui, si può muovere. Ok, andiamo in questa, facciamoci quest'altra perché è stato molto breve. Vediamo di cosa si tratta. Allora, prendiamo questo qui con gli occhiali questa volta. Allora, andiamo subito a vedere un altro gameplay perché mi attira tantissimo. Allora, minestra, nuova ricetta. Come fare la minestra di base? Allora, prendere 3 cipolle, tagliarle, sminuzzarle, mettere a bollire, metterla nel piatto. Ok, sembra facile, sembra facile. Pronto? Ok, andiamo subito, prendiamo... Dov'è il tagliere? Il tagliere, abbiamo capito dov'è il tagliere. Eccolo qui. Allora, vai subito a tagliare. Ok, multitasking, vai amico. Che belle le musiche. Ragazzi, belli... Oh, ho sbagliato. Va bene, ok. Allora, questo va bene. Dove... Che cosa dobbiamo fare? Ah, ecco. Mettiamo... No, non qui nella... nella pentola. Ok, corri, 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 corri. E beh, nelle cucine dei ristoranti, ragazzi, posso dirvi che è veramente così. Vai, corri, amico, prima che si bruciano. Perché poi si brucia la pasta qua, eh. Vai, ok. Prendi ancora altre cipolle. Vai a tagliare subito. Dai, amico, 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 dai, corri. Ok, sminuzza, no, sminuzzo, aspetta, vai tu, no, 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 aspetta. Ok, ok, siamo pronti per, ah, qui ci sono i piatti, ok, dovrebbe essere pronta la minestra. Ok, sta bollendo, ok, quindi abbiamo uno e due, ok, no, soltanto uno addirittura, porca miseria, ragazzi, velocissimo, quindi un solo piatto. Ma poi il piatto dove dobbiamo portarlo? Questa era la cosa. Cambiamo subito personaggio, prendiamo subito la cipolla, mettiamola a cuocere e poi portiamo via il piatto di lì.
anzi ottimizziamo i tempi, prendiamo prima la cipolla prima di metterla qui, poi la mettiamo, ecco qui, mettiamo il piatto così azzeriamo la ricetta, vai mettila qui. Ok, buon appetito ragazzi, andate a mangiare. È bellissimo, Sminuzza, vai, tocca a te. Allora, i piatti sporchi devono essere lavati nel lavello. No, un'altra attività. Oh mamma mia, è un casino. Aspetta, allora porta subito. No, 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 fermo, 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 fermo. Ok, 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 ok. Allora, corri subito, dobbiamo andare a lavare subito i piatti, esatto. No, allora, vai subito a lavare i piatti tu. No, 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 no. Ok, no. No, aspetta, no, 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 aspetta, stiamo arrivando, no, no, oddio mio, che è successo? Che devo fare? Andare a fuoco la cucina? Ah, l'estintore devo prendere! No, no, ti prego, allora, come, no, come si fa? Allora, qui, qui, vai, ti prego, vai, 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 no, così, vai, vai, ok, 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 ce l'abbiamo... È fantastico ragazzi. Ok, allora mettiamolo qui. Metti su la roba da mangiare. No, perché è ancora bruciato. Cosa devo fare allora? Maledizione, allora tu. Allora, siamo bloccati ragazzi. Allora, mettiti qui, allora mettiti a lavare le pentole almeno. No, allora qui. Vai, control. Oh, abbiamo capito, ok. È un macello ragazzi. Qui dobbiamo, ma no, non ho... c'è qualcosa che abbiamo fatto alla pentola che non va bene. Ok, allora, dobbiamo ancora prendere forse il nostro estintore. Non capisco. No, non capisco cosa sia successo, ragazzi. Allora, la pentola come si fa a ripristinare qua? Dobbiamo mettere... Non lo mette, non riesco a capire che cosa è successo. Andiamo a sminuzzare qui altra roba nel frattempo, vai. Forse, aspetta, non è che dobbiamo metterla qui, va pulita, no. Non riesco a capire. Buttiamola qui dentro. Ah, ho capito. Devo buttare quella roba sporca. È incredibile. Cioè la roba che si era accumulata all'interno era bruciata e dovuta andare nell'immondizia. Mamma mia, che meccaniche incredibili. Ok, sminuzza, vai. Adesso che abbiamo capito tutte le cose più o meno, dai. Ok, ok, ok. Vai, vai amico. Corri veloce. Scusate raga, ma mi diverte troppo. E poi vai, corri subito. Aspetta, non ti bruciare, ti prego. Questo piatto qui va messo qui, ok. Ho capito, dai. Ok, aspettate, aspettate. No! Una stella, siamo stati imbranatissimi in cucina, io non ci so fare, però bellissimo ragazzi, bellissimo, immaginate che bello in multiplayer con le altre persone, nonostante la mia inettitudine, diciamo così, ci ha sbloccato un altro livello, ma devo proprio salutarvi qui, gioco fantastico, dal 3 al 4 agosto uscirà su Steam, credo il prezzo, mi avevano detto, è 19,90€, c'è il multiplayer che andremo a vedere in un secondo momento, spero che ce l'abbia Mr. Derlick, Indie Gameplay, Elentir e Cocco, in modo che possiamo giocare e farvi fare 4 risate insieme. Ragazzi, è un gioco che merita veramente, molto bello in italiano, fantastico. Con questo è tutto, Mujahideen, l'ultimo italiano, vi ringrazio, vi saluto, a presto e ciao.